Amici sportivi appassionati di volley, buon pomeriggio dal Pallabrebanca. Questo è l'ultimo big match di regular season, almeno qui a Cuneo, quello tra Trento e Brebanca Lannutti, le due squadre che in pratica hanno combattuto e si sono divise e spartite tutti gli trofei a livello nazionale negli ultimi anni. C'è stato un periodo a cavallo, diciamo, tra il 2010 e l'inizio del 2011 in cui Cuneo era diventata l'autentica bestia nera per Trento, poi l'Itas Dietek Trentino dalla finale scudetto dello scorso anno ha invertito il trend e nelle ultime tre sfide ci sono tre vittorie proprio per i trentini e sono due in particolare vittorie pesanti, a cominciare dallo scudetto dell'anno scorso, poi la Supercoppa italiana e la sfida di regular season dell'andata. Oggi partita che non conta praticamente nulla per Trento e lo vediamo anche dalla formazione che Stoice va schierato in campo, conta invece per Cuneo che lotterà in queste ultime quattro giornate con Macerata per strappare il secondo posto in regular season. E infatti Placì sceglie la sua squadra migliore, cioè Gerbic in regia, Vissotto e l'opposto, Weismans e Engapè, schiacciatori e ricevitori, Mastrangelo e Fortunato al centro con Enno libero. Per quanto riguarda Trento, gioca l'unico titolare è Djuric oltre al libero Bari, poi della lunga Zigadlo, Brinkman, Lanza addirittura e Sokolov, quindi tutti i titolari ad eccezione di Djuric in panchina per Stoicev che non li voleva nemmeno portare qui a Cuneo, poi insomma un conciliabolo a livello societario ha consigliato all'allenatore bulgaro quantomeno di portarli in panchina i suoi titolari anche per la presenza delle telecamere nazionali per seguire questo match. Caltabiane e Pasquali sono i due arbitri del match. Si comincia con il servizio di Weismans, Zigadlo e subito il muro sul primo tempo di Brinkman e poi il muro vincente di Vissotto su Lanza. 1-0 Cuneo, primo punto di uno degli ex di questa partita, Leo Vissotto. Per lui ovviamente una partita molto molto importante, sarà lui insieme a Angapè il primo riferimento offensivo per Gerbic. Ancora Weismans al servizio, buona battuta, un po' in difficoltà a Bari e poi Sokolov tira forte sul muro di Fortunato, primo punto in attacco anche per Trento con Sokolov che giocò nel ruolo di titolare anche la sfida dell'anno scorso in regular season qui a Cuneo. 1-1 dunque in questo avvio di match ed è Brinkman il canadese pronto al servizio, ricezione di Ngapè, lo stesso Ngapè va ad attaccare, palla in campo per Ervin Ngapè, 2-1 Cuneo. E ora la rotazione porta Fortunato al servizio, questa è solitamente una buona rotazione per Cuneo con la battuta jump float di Scott Fortunato e una prima linea con Mastrangelo, Vissotto ed Engapè che in genere funziona bene, ma prima la battuta di Fortunato della lunga, ricezione positiva ma non eccezionale, poi in campo il diagonale di Sokolov con grande sicurezza, il bulgaro mette giù il pallone a una diagonale di riserva Trento che probabilmente sarebbe titolare in quasi tutte le squadre della Serie A, fatta eccezione per Cuneo e Macerate, quindi di altissimo livello la diagonale formata da Zigadlo e Sokolov che vedete inquadrato che va in battuta, ricezione di Ngapè, palla alta per Vissotto, lavora bene sul muro a tre di Trento, Leo Vissotto primo punto
in attacco per il brasiliano, il secondo nel match dopo il muro vincente nella prima azione della partita su Lanza. Questo è Camillo Placì, resterà lui alla guida della Brebanca Lannutti fino al termine di questa stagione, poi si vedrà. Intanto la battuta di Dissotto in campo, in difficoltà della Lunga, poi ci arriva Sokolov, lo stesso della Lunga completa il recupero ma può contrattaccare Cugno, la pipe di Weismans in campo, dopo il tocco del net si spegne all'incrocio delle linee l'attacco del capitano. Rivediamo la pipe di Weismans, anche un pizzico di fortuna per lui, e si riparte da Scott Fortunato, solito servizio flottante della Lunga, attento, palla sulla testa di Zigadlo e poi l'attacco vincente di Lanza. Piacevolissima sorpresa di questo primo set, già 3 punti in attacco per lui. E Trento sempre a -1 sulla battuta di Sokolov. Per Sokolov già 5 punti in attacco, e lui il miglior realizzatore dei suoi 6 per Vissotto invece per quanto riguarda Cuneo. Però altro errore in battuta per Sokolov. Trento che ha sbagliato 5 battute fino a questo momento, credo arrivi il time out discrezionale per Stoichev, ma non c'è tempo naturalmente. Gran battuta di Vissotto, se la cava in qualche modo Trento, poi è in campo l'attacco di Sokolov e adesso non credo che Stoichev richieda quel time out, e infatti 6° punto per Sokolov, Lanza in battuta, la palla tocca al nastro in Gapè con un miracolo e poi è no. Zigadlo, il primo tempo di Djuric, ottima scelta questa di Zigadlo, bravo anche Djuric e siamo in parità. Brasola Lino, tecnologia e qualità al vostro servizio. www.brasolalino.com. Cesoie, piegatrici, punzonatrici, impianti per il taglio laser e acqua ci permettono di lavorare il ferro, l'alluminio, il rame e l'ottone, le pietre e il legno. Consorzio Stupino Cavallo, progettare, produrre e proporre. Sime Group, professionalità ed esperienza al vostro servizio. www.simegru.com. 6° punto per Sokolov, Lanza in battuta, la palla tocca al nastro in Gapè con un miracolo e poi è no. Zigadlo, il primo tempo di Djuric, ottima scelta questa di Zigadlo, bravo anche Djuric e siamo in parità, l'unico mini break che avevamo visto fino a questo momento è stato annullato da Trento che ha ritrovato la parità a quota 17. Lanza sbaglia completamente, colpisce male il pallone che se ne va lungo oltre il campo di Cuneo. 6 errori in battuta per Trento. Incapè, 18-17 Cuneo, ovviamente forzerà come al solito il francese, infatti è così, troppo però, ed è lunga anche questa battuta. a 18, prepariamoci a un bel finale di primo set, sicuramente sul filo dell'equilibrio come è stato tutto questo primo set. Djuric, buon servizio ma si difende bene Cuneo, non chiude ma strangiolo con il primo tempo, ci arriva della Lunga e poi prova a piazzare Sokolov, c'è no in copertura e poi il muro vincente di della Lunga su Vissotto, primo vantaggio per l'Itas Trento. Più un'ora per l'Itas, 19-18, arriva il time out di Camillo Placì con Cuneo sotto per la prima volta nel match. Thank you.
Torniamo sul campo dopo il time out di Placì con la battuta di Djuric, completamente fuori misura. E allora ancora parità, 19-19, prebanca Lannutti Cuneo, Itas Diatec Trentino, big match di questa decima giornata di ritorno di regular season. Mastrangiola al servizio, riceve come può, lanza e poi il muro di Fortunato, la palla resta nel campo di Trento, non se ne accorge nessuno, o meglio se ne accorge tardi Zigadlo, e infatti le indicazioni di Stoichev sono proprio le seguenti: state più attenti, e poi il time out per il tecnico bulgaro. Ora il vantaggio è tornato dalla parte di Cuneo, 20-19, Brebanka Lannutti, time out Stoichev. Si è concluso il time out con la battuta di Mastrangelo, 20-19 Cuneo, questa è la situazione. Sbaglia però Mastrangelo. E allora parità quota 20, ora è il turno di Zigadlo con Mastrangelo che lascia il campo a Hubert Tenno per la ricezione sulla battuta del palleggiatore polacco di Trento su Ingappé, che riceve bene e poi Weismans a segno con il diagonale vincente, quarto punto personale per Vogt, 3 in attacco 1 a muro, 21-20 Cuneo. Rivediamo Weismans che oggi mi sembra sufficientemente in palla, comunque molto meglio anche dal punto di vista fisico rispetto alle ultime partite viste. Gerbic, percezione di Lanza e poi Zigadlo non si intende con Brinkman, e sono due gli errori gravi per Trento che danno il doppio vantaggio a Cuneo, 22-20. Vediamo se Stoichev ferma subito il gioco oppure attende. Si continua a giocare di sotto Weismans e Fortunato, buona prima linea per Cuneo con la battuta di Gerbic. Ancora su Lanza, ricezione perfetta e poi il grande attacco di Sokolov a tutto braccio sul muro di Cuneo. 7 punti per Sokolov, dentro Birarelli per Dore Della Lunga per il servizio, Birarelli che ha una eccellente battuta flottante con l'Itas che ora deve recuperare un punto. Vediamo Birarelli. Servizio jump float e no, ricezione perfetta, Gerbic per Vissotto, abbatte Lanza e va a firmare il punto numero 23 per Cuneo, Leo Vissotto. Immediato il rientro in campo di Della Lunga, Cuneo a 2 punti dal set e time out credo per Stoichev sul più 2 per Cuneo, ultimo time out nel primo set per il tecnico bulgaro. Caffè Excelsior, la mia pausa, il mio caffè. Dopo il time out di Stoichev, la battuta di Weismans per cercare di chiudere il conto almeno in questo primo parziale, cerca l'ace Weismans, se la cava Lanza che poi deve anche attaccare, bravo davvero Lanza, mani out su Ingappé, una ricezione molto complessa e poi un attacco pesante vista la situazione, il punteggio ancora in bilico, più uno Cuneo, 23-22, ora Brinkman in battuta. Ingappé, Gerbic per lo stesso Ingappé, palla in campo,
non l'ha vista nessuno la palla di Ervin Ngappé. E allora set ball Cuneo, attaccato poco Ngappé ma con percentuali molto alte, set point, e anche su una situazione piuttosto favorevole per Cuneo con la battuta flottante di Fortunato e una prima linea molto molto efficace. Colaci, fallo di posizione per Trento, tre errori gravi commessi dai trentini che hanno fortemente condizionato il punteggio in questo primo set. 25-22, un 7-0 Cuneo, tra poco per il secondo parziale. Squadra in campo per il secondo set. Brebanca Lannutti Cuneo, Itas Diatec Trentino. Primo parziale vinto dai cunesi con il punteggio di 25-22. Abbiamo visto alcuni numeri proprio del primo set, numeri pazzeschi in attacco per tutte e due le squadre. Intanto punto di Vissotto che apre il secondo set, e anche con la ricezione le due squadre hanno fatto davvero molto molto bene. Numeri quasi irreali sembravano quelli relativi alla prima frazione di gioco. Allora si ricomincia con il primo punto di Vissotto, la battuta di Fortunato. Trento che ha commesso tre errori gravi nel finale di parziale, addirittura un fallo di posizione sulla palla set per Cuneo. Intanto Vissotto piazza una palletta tutta di tecnica, e allora 2-0 Cuneo, 9 per Vissotto, già vicino alla doppia cifra. Vissotto che ha avuto addirittura il 78% in attacco, molto bene Leo, 100% per Weismans e 60% per Ngappé. Beh, con questi numeri diventa tutto molto molto più facile per Nikola Gerbic. Intanto Sokolov continua a macinare punti, per esempio il bulgaro ha chiuso con un eccellente 64%, ma vorrei sottolineare anche il 67% in attacco del giovane Lanza, autore fino a questo momento di un primo set davvero impeccabile. Palla è nettamente in campo e l'ace di Zigadlo, il primo del match. Due pari, ancora Zigadlo in battuta. Eccezione di Ngappé, sbagliata, deve palleggiare in no per lo stesso Ngappé. Il suo pallonetto, la palla danza sul nastro e poi va giù. Quarto punto in attacco per Ervin Ngappé. Vantaggio Cuneo, intanto stanno cominciando anche le altre gare. Naturalmente seguiremo con interesse cosa combina Macerata, che certo non ha un impegno particolarmente faticoso in casa con Padova. Padova vista qui proprio nel turno infrasettimanale mercoledì scorso. Buona battuta di Vissotto, palla alta per Sokolov, che palla per il bulgaro, trova lo spazio necessario sulla parallela per affondare il colpo. 8 per Sokolov, 3 pari. Dore della Lunga in battuta, 3 punti per lui nel primo set, ricezione perfetta di Enno. Gerbic per il primo tempo di Mastrangelo, eccellente intesa tra i due nella circostanza. Rivediamo,
Gerbic forza il primo tempo, ma Strangelo arriva con i tempi giusti per chiudere il colpo. Allora 4-3, primo punto di Mastrangelo nella partita. Ngapè, servizio tattico su Lanza, poi riesce a intuire il pallone di Sokolov. Il problema è che quella palla viaggia a tale velocità che difenderla è quasi impossibile. 10 Marene Online Solution G, impiantistica, connettività, software. Una squadra vincente al tuo servizio. Sime Group, da oltre 20 anni, leader nel montaggio, smontaggio, vendita, assistenza e noleggio di gruppe edilizia. www.simegru.com. Tecnesa, leader nella vendita di controsoffitti presso piegati in alluminio e fresatura. Juric, errore anche per lui. Sono già tre gli errori per il centrale di Trento. Francesco Fortunato a servizio per Marco Scott. C'è Scott Fortunato per Cuneo. Ma come inerzia e come andamento nel punteggio molto molto simile al primo set. Intanto numero di Ngapè che infiamma il pubblico. Rivediamo il muro di Mastrangelo, guardate Ngapè che atleticamente ha davvero numeri differenti da tutti gli altri. Fortunato, bel appoggio qui di Zigarlo che sorprende la difesa di Cuneo. Secondo punto per il vice di Raffaele. Molto bella questa giocata con la mano mancina. E allora 19 Cuneo. Ngapè, palla in mano per Gerbic e poi Vissotto, diagonale vincente per Leo. Cuneo sta attaccando con percentuali spaventose, non che Trento sia da meno, ma la Brebanca Lannutti sostanzialmente non sta sbagliando nulla dal punto di vista offensivo. E sul più 2 va in battuta Leo Vissotto. Servizio tattico su Colaci e poi il muro vincente di Gerbic su Sokolov. È la prima volta che Sokolov viene fermato a muro in questo match. Scusate, la seconda, come non detto. E allora sono 3 i punti di vantaggio per la Brebanca Lannutti, ora 12-9 ancora con la battuta di Vissotto. Abbiamo visto Mastrangelo ed Ngapè pronti in prima linea, sbaglia e non di poco Vissotto la battuta. Resta comunque in vantaggio la Brebanca Lannutti. Per Leo è il terzo errore dalla linea dei 9 metri. Dore della Lunga. E ora è il turno di Dore della Lunga. 3 punti nel primo parziale, in questo set non ancora attaccato. Ora l'errore credo di comunicazione tra Enoe Weismans che favorisce l'ace di Lella Lunga con una battuta tutt'altro che irresistibile. E recupera un altro mini break a Trento, 12-11. Questa volta sicuro Enoe. E poi vincente Mastrangelo sulla linea. Eh sì, ci sta tutto quel gesto di Mastrangelo che dice andata, ma davvero per poco, guardate, sì, palla sulla linea. Secondo punto per il Mastro, 13-11, la battuta di Ngapè su Della Lunga. Zigado, il pallonetto di Sokolov, il guizzo di Mastrangelo e poi il fallo fischiato a Ngapè. Dopo il secondo time out tecnico, Gerbic al servizio. Colaci, Zigadlo per Sokolov, palla in campo. Un leggero passaggio vuoto per il bulgaro, ma ora mi sembra che abbia ripreso a martellare con una certa continuità e anche lui raggiunge la doppia cifra, 10 per Sokolov. Sempre a più 2 Cuneo, Lanza in battuta. E no, Gerbic per Weismans, il siluro di Weismans, bello riflesso di Lanza,
però ci ha messo un gomito quella palla che è schizzata via. Mi sembra, al di là di tutto, per Cuneo, al di là della buona prestazione finora, notizia davvero incoraggiante il recupero di Weismann, che io personalmente avevo visto in difficoltà nelle ultime settimane. La battuta proprio del capitano, gran primo tempo con grande anticipo da parte di Djuric. Lo rivediamo dopo la ricezione di Lanza. Molto veloce il movimento del braccio di Djuric, che poi va anche al servizio, perfetto. E no, Scott Fortunato, il muro su di lui di Brinkman, che ha saltato ad opzione sul primo tempo, ed è stata la scelta più giusta. Trento è rientrata dal meno 3 al meno 1, ancora con Mitar. Djuric cambia la battuta, Djuric, c'è l'ace. Con la protesta piuttosto veemente di Nicola Gerbic. Aspettiamo di vedere il replay con Weismann che discute con Caltabiano. Alla prossima ci sarà il giallo, dice Caltabiano, time out. Brebanca Lannutti, restiamo sul match, però andiamo a vedere. Eh sì, è buona la battuta di Djuric, quindi ace Trento, time out per Placì al Pala Brebanca. I tifosi cunesi al Pala Brebanca, ma c'è anche una rappresentanza trentina, dobbiamo sottolinearlo. Non raggiungono le 10 unità, però apprezzabile il fatto che si siano sobbarcati una trasferta del genere per un match che, almeno dal loro punto di vista, per quanto riguarda Trento, conta davvero poco. Errore intanto di Djuric, ma è estremamente efficace il suo turno in battuta, con un punto propiziato e un ace diretto che ha portato Trento sul meno 1. Si combatte a fil di rete, viene fischiata l'invasione, va Mastrangelo, questa è la decisione di Caltabiano, e allora siamo in parità a quota 18. La protesta di Mastrangelo con Pasquali, gli chiede spiegazioni anche Gerbic. Ora la partita sale di colpi e sale anche la tensione, così come è naturale tra le due squadre che già sono sportivamente nemiche. Ngapè, grande riflesso in recezione, poi il pallonetto vincente di Ngapè. Fantastico Erwin Ngapè, straordinario il francese, 19 a 18, guardate cosa ha tirato fuori. Direi che vale il prezzo del biglietto questo giovanissimo talento francese. Da quest'anno in Italia, ma già assoluto protagonista. Time out per Stoichev con Cuneo, ancora avanti di un punto, 19 a 18, questa è la situazione al Pala Brebanca. Porte e finestre in alluminio, cancelli e cancellate, scale in ferro e inox per interni ed esterni, lavori in corten e acciaio inox per arredamento, Consorzio Stupino Cavallo, qualità e innovazione dal 1970. Sempre su Ngapè, Gerbic ancora per Weismann, mani out questa volta su Sokolov, si riscatta subito Weismann, 9 per il capitano, e rinnovata parità quota 21. Eccolo qui il cambio che avevamo anticipato, dentro Patriarca, fuori Mastrangelo per la battuta, ma credo che
Placivoglia anche un giocatore abile nella difesa. No, Strangiano non la prende per nulla bene, questo è un segnale pessimo ogni qualvolta un giocatore reagisce così alla scelta di un allenatore. Ma comunque Mastrangelo rientra in campo e fuori Patriarca. Pessimo siparietto sulla panchina di Cuneo, è ancora Mastrangelo che scuote la testa invece di lasciar perdere. 22-21, vantaggio Trento, servizio di Sokolov. Ngapece arriva con la ricezione, Weismans, palla difficile, gran colpo di Weismans che raggiunge la doppia cifra. Rivediamo, bravo il capitano, spinge la palla sul muro di Trento. 22-22, Gerbic, eccezione di Lanza, poi Sokolov, c'è il muro di Cuneo che lavora bene, contrattacco Brebanca Lannutti, Vissotto in campo, Vissotto, e torna avanti Cuneo. Sì. 23-22, fortunato Weismans e Vissotto in prima linea con Gerbic al servizio. Questa la rotazione di Cuneo. Palla piazzata di Gerbic, Zigadlo sceglie ancora Sokolov che lo ripaga con un gran diagonale. 23 pari, dentro Birarelli al posto di Lanza, cambio che Stoichev ha già effettuato proprio sul finale del primo set. E allora Birarelli in battuta sul 23-23, momento topico del set. Ricezione di Ngapè con il palleggio, corre Gerbic, Weismans, la palla è out. Errore molto pesante di Weismans. E c'è il time out per Camillo Placì e poi set point Trento. Tornano in campo le squadre dopo il time out di Placì, Trento serve per il set con Birarelli che ovviamente resta in campo. Vediamo se sarà ancora Ngapè, intanto si toglie dalla ricezione Weismans. Restano Ngapè? No, ci pensa Ngapè. Lo stesso francese va ad attaccare, gran muro di Djuric, un set pari, 25-23 Trento. Un set pari tra Brebanca Lannutti e Itas Trento. 25-22 Cuneo, 25-23 Trento. È così, tutto da rifare. Punto di Della Lunga, questo è il primo punto del terzo set con Dore Della Lunga che arriva a 4 per quanto riguarda lo score personale. Decisivo Djuric sull'ultimo punto del set con un gran muro sulla pipe di Ngapè. Dall'altra parte Weismans, il muro di Zigadlo, può ricostruire Gerbic, Vissotto, palla complicata, Della Lunga ci arriva dopo la difesa di Lanza e ancora Cuneo che può contrattaccare con Fortunato, primo tempo out e 2-0 Trento. Cuneo che sembra aver accusato un po' il colpo per quel finale di secondo set, un parziale che Cuneo aveva condotto quasi sempre con un vantaggio davvero minimo, ma era sempre stata avanti la formazione di Placì. Poi nel finale lo sprint di Trento, Vissotto, bello il pallonetto questa volta del brasiliano, si dispera Stoichev. Un Sokolov che non ci è arrivato. Grandi numeri per l'attacco di Cuneo anche nel secondo set, 71%, il 55% per Trento, le due squadre che stanno martellando davvero alla grande. Ora errore al servizio di Ngapè e non di poco, palla lunga di un paio di metri. Zigadlo, va a servizio, Trento.
Dagli altri campi, Macerata ha vinto il primo set su Padova 25-22, 1-0 anche Roma sul Ravenna 25-12, un 7-0 Sisley Belluno su Piacenza, punteggio imbarazzante addirittura 25-10 e 25-21, così si è chiuso il primo set a favore di San Giustino su Monza. Pessima partenza di Cuneo nel secondo set sul 4-1. Time out di Placini. Sale l'incitamento del pubblico cunese, ne ha bisogno la squadra che è sotto 23-22 contro la panchina dell'Itas, che vuol dire comunque una squadra estremamente competitiva. Weismans rientrato in campo, poi Ngapè trova il punto del pareggio ancora sul 23-23, 9 per Ngapè. È rientrato Weismans, dicevamo, ha bisogno di qualche alternativa in più in attacco Gerbic, ed è proprio il capitano che va al servizio. Tira forte Colaci dopo il tocco del nastro Zigadlo, palla ancora per Sokolov, la palla è in campo e Sokolov davvero immarcabile, un replay che non ci aiuta. E allora set ball Trento, ancora Birarelli in campo al posto di Della Lunga per la battuta. Set ball Trento. Birarelli. Set point con la battuta di Birarelli. Ngapè, Gerbic per lo stesso Ngapè, palla in campo. Tentato Zigadlo di accennare una protesta, ma poi non era convinto nemmeno lui. E allora si va avanti sul 24-24, bravo Ngapè a trovare il punto del pareggio. Ora c'è Andrea Rossi al servizio, Colaci riceve bene, poi Zigadlo, Brinkman ci mette una mano, Gerbic, il miracolo di Nicola. Poi Ngapè, il pallonetto sul muro a 3 di Trento, Colaci in copertura e poi vincente Lanza. Ancora una palla set per Trento, 25-24, Placini non può più fermare il gioco, ha già esaurito i due time out a sua disposizione. E allora Brinkman prova a chiudere il conto nel terzo parziale. Ngapè così con la ricezione, palla complicatissima per Vissotto che ottiene davvero il massimo, bravo Vissotto, 25 pari, 23 per Vissotto e siamo nel terzo set. Time out Stoichev sul 25 pari, ancora al Palabrebanca, tensione tra Cuneo e Trento. E attenzione alla battuta di Sokolov, abbiamo visto per un istante Weismans. Attenzione Sokolov, altra palla set, Trento se ne va. La battuta di Sokolov e non riesce ad azzardare la protesta anche quando gli arbitri gli danno ragione. E allora 26 pari, Ngapè. Palla tocca al nastro di Uric, è splendido Zigadlo, certo poteva fare solo quello ma lo ha fatto davvero molto bene. Panificando la gran battuta di Ngapè, allora 27-26, altro set ball Trento, Lanza, sbaglia Lanza. Set infinito,
Ci prova Mastrangelo. Errore al servizio per Mastrangelo. Non è che Cugno si stia giocando così bene le sue possibilità di rientrare nel set. Ora arriva giustamente il rimprovero di Placì, che Mastrangelo dovrebbe prendere e portare a casa senza tanti discorsi. E intanto Vissotto, attenzione, Vissotto che va giù. Non è successo nulla in realtà, nulla di grave per fortuna per Vissotto, nemmeno, non ci sono state tensioni questa volta sotto rete. Rivediamo l'attacco di Vissotto che poi va di là, infatti non è successo assolutamente nulla. 28 pari. Gerbic, Zigadlo, e ancora una volta pesca il jolly Zigadlo, ma c'è la difesa di Stinto di Enno, poi Sokolov. Non c'è niente da fare, non riesce assolutamente Cuneo a fermare il bulgaro, che raggiunge Vissotto. 23 punti a testa, è uno splendido duello questo. E altro ennesimo set ball Trento con Zigadlo. Ecco, dovevamo regalarlo il 7 a Trento e così è stato. Ace per Zigadlo, 2-1 Itas Trento, 30-28, questo parziale molto molto bello e molto combattuto fino al termine. Caffè Excelsior, la mia pausa, il mio caffè. DEC Marene Online, Solution G, impiantistica, connettività, software. Una squadra vincente al tuo servizio. Tutto pronto per il quarto set, 2-1 la situazione favorevole all'Ittas, che ha vinto in volata il terzo set su un errore in ricezione, un'incomprensione tra e Noe Dengapé, e allora in vantaggio Trento 2-7-1. Si ricomincia con Rossi in campo per Cuneo e ovviamente Stoichev conferma la formazione che ha giocato dall'inizio di questo match, cioè Zigadlo in regia, Sokolov e l'opposto. I due schiacciatori e ricevitori sono Lanza e Della Lunca, Brinkman e Djuric al centro, con Colaci libero. Djuric di fatto è l'unico titolare effettivo in campo. Ngapè, il muro proprio di Djuric, il recupero di Weismans, poi il muro vincente, scusate, il punto di Vissotto, il migliore dei suoi, 24 punti, ma dall'altra parte un super Sokolov nel set precedente. Messo a terra 12 palloni su 13 attaccati, pazzesche percentuali, lo sarebbero per un centrale, figuratevi per un opposto. Qui sembrava fuori l'attacco di Vissotto, invece è stato dato in campo, 25 per lui. Vediamo dall'altra parte anche 79% di Vissotto, i due opposti veramente straordinari. 62% anche per Ngapè, è mancato un terzo schiacciatore a Cuneo. Dall'altra parte eccellente contributo anche per Brinkman. 3-1 Cuneo, Vissotto in battuta. Zigadlo spinge in posto 4 per Lanza, che trova il punto in parallela. Bravo questo giovane trentino. Punto numero 2 per Litas. 7 per Lanza. Eccolo qua, Sokolov, immarcabile, totalmente immarcabile, così come lo è stato Vissotto. Weismans, c'è Colaci in difesa, Lanza ancora ottiene un gran punto, Lanza, sul muro di Cuneo, con Mastrangelo che lancia un'occhiataccia ad Enno. 3 pari. Sokolov.
Sokolov ancora in battuta per l'Itas Trento, questa volta cambia il colpo, Weismans se la cava comunque con la ricezione, poi dopo il muro su Vissotto, Ngapé, il suo pallonetto c'è però Zigadlo e poi ancora Lanza, la difesa lunga di Enno, Ngapé, vincente Ngapé, Lanza, tocca al nastro la battuta del giovane schiacciatore trentino, poi Weismans con la ricezione e l'attacco che viene difeso, il muro su Della Lunga, ancora Della Lunga, il pallonetto su Gerbic, la palla resta lì, poi Enno, Weismans, ancora Zigadlo con il muro, azione che non finisce più, Sokolov, la difesa lunga di Ngapé, poi Vissotto in campo. Quanto è rimasto su il pallone in questa azione, tutti hanno dato un contributo supplementare e ovviamente si moltiplicano gli sforzi in questo finale di set. Vissotto 30 punti per Leo Vissotto e più uno Cuneo con Mastrangelo in battuta. Della Lunga, Zigadlo, primo tempo di Djuric, il guizzo di Ngapé, poi Weismans, ci arriva Kolaci, che giocata di Kolaci, poi la palla a filo, Djuric la spinge nel campo di Cuneo, Vissotto, sì, assegno Vissotto. Trentuno per Leo. Ma soprattutto doppio vantaggio per Banca Lannutti. Torna Birarelli per la battuta. O forse no, perché prende il posto di Djuric. Quindi non è un cambio per... un cambio tattico. Tra l'altro non cambia nulla, un centrale per un altro centrale. Se Birarelli ha qualche cosa in più in attacco, Mastrangelo sempre su Della Lunga e infatti gioca subito il primo tempo e Zigadlo su Birarelli. Volevano il fallo, ma francamente per come è stato il metro arbitrale questa sera, questa è un'azione assolutamente regolare. 23-22, Birarelli, Ngapé, Gerbic per lo stesso Ngapé, assegno il francese. Set ball per Banca Lannutti sul 24-22, rivediamo prima la ricezione e poi la pipe vincente di Ngapé prima del set ball per la Banca Lannutti, il time out di Stoichev. Brasola Lino. Tecnologia e qualità al vostro servizio. www.brasolalino.com. Tecnesa, leader nella vendita di controsoffitti presso piegati in alluminio e fresatura. Sul turno al servizio dell'Itas, prima però Gerbic, palla in campo Kolaci, Zigadlo, è il punto di Cuneo, c'è l'invasione, si va al tie break. Weismans con il palleggio, Gerbic Vissotto e siamo a 32. Ancora un punto di vantaggio per l'Itas, Nicola Gerbic, Della Lunga, Zigadlo per lo stesso Della Lunga, mani out vincenti su Rossi.
due punti consecutivi in attacco per Della Lunga, che è quello dei tre schiacciatori che certamente è stato meno utilizzato da Zigarlo. E doppio vantaggio Trento, 9-7, ancora Della Lunga in battuta. Stavolta è out il servizio. E allora 9-8, prova a restare nel match Cuneo con Weismans. Gran battuta, bravo però anche Colaci con la ricezione, poi Sokolov, 29. Sempre due punti importantissimi di vantaggio l'Itas Diatec Trentino in questo finale di match. Brinkman, Ngapè, la pipe di Weismans, distinto Zigarlo, e non ci può arrivare Sokolov. Allora Weismans riporta a meno uno i suoi. Andrea Rossi in battuta, c'è un cambio. Baranovic per Gerbic. Credo che abbia sentito una fitta Nicola. Al ginocchio forse. E infatti c'è un problema per Gerbic. Allora Baranovic in campo insieme all'altro giovanissimo Rossi. Della Lunga, Zigarlo, Sokolov. Tanto per cambiare, palla in campo e sono 30 per Sokolov in questa splendida sfida all'interno di una sfida più ampia tra Cuneo e Trento. Però abbiamo visto un duello tra i due opposti davvero entusiasmante, e Sokolov davvero farebbe il titolare in qualunque altra squadra. Eccolo qui il bulgaro, tira forte anche in battuta, eccelle ace, 12-9, ace che equivale ad un mezzo match point per l'Itas. Time out Placì. Dopo il time out di Camillo Placì, la palla è ancora nelle mani di Sokolov, grande protagonista di questo match, autore dell'ace che ha portato a più 3 l'Itas. E no, miracolo di Ennò, poi tutto buono sul palleggio di Baranovic, sbaglia Vissotto, 13-9. L'Itas è vicinissima ad espugnare il campo di Cuneo e sarebbe la prima sconfitta interna della stagione in campionato per la Brebanca Lannutti. Sokolov, out la battuta, ma che partita Sokolov. 13-10, mancano due punti all'Itas Trento per interrompere l'imbattibilità casalinga di Cuneo. Vissotto, out la battuta di Leo, e ci sono 4 match point per l'Itas Diatec Trentino con Raffaele in campo che fa la sua apparizione per la prima volta questa sera proprio sull'ultimo punto.
e andrà in battuta il palleggiatore brasiliano. Eccolo qui, Rafael. Sua battuta. Weismans, Baranovic, non si intende con Mastrangelo, ancora Baranovic, spinge in quattro per Ngapè, la copertura di Sokolov e poi Della Lunga, palla in campo, vince Trento, 15-10 al tie break. Cuneo cade in casa per la prima volta in questa stagione, partita a tratti anche spettacolare, lunga, tesa e combattuta come ci aspettavamo. Vince l'Itas Dietek Trentino al tie break. Per questa sera dal Palabre Bank è tutto, un saluto e un ringraziamento da Roberto Bernard.